Se ci sono delle domande, domani mattina abbiamo detto che faremo una condivisione di domande, di riflessioni, ma se ci sono altre domande, perché già abbiamo, insomma, io per esempio avrei una domanda anche sulla ruota, su questa scultura che mi ha incuriosito tantissimo, perché sappiamo quanto in un ambiente di montagna la scultura in legno è un oggetto importante nella vita quotidiana, il legno è molto presente, ecco. Se questa scultura è stata fatta da un artigiano locale, come insomma, e poi questo circolare della scultura attraverso le famiglie del paese. Ecco, penso che anche Daniele abbia una domanda. Sente Sì, forse. posso parlare anche più forte. No, perché c'è la registrazione. Allora, no, mi interessa molto. Anche a me questa parte finale sulla scultura che alcuni chiamano palio, poi fondamentalmente, e che in molti giochi che conosco è un elemento ricorrente, quindi ti chiederei di parlarci meglio di questo aspetto, chi l'ha costruita, quanto tempo fa, perché in quel modo, cosa si prova a tenersela in casa, quali sono gli sfottò, non gli sfottò, quando uno la deve riconsegnare, come la riconsegna. Che cosa succede quando c'è il passaggio di consegne? Per noi antropologi questi simboli sono dei simboli importanti, profeti, quasi totemici, riprendendo una terminologia classica dell'antropologia. Quindi mi interessa molto capire cosa c'è intorno a questa consegna del palio e quali sono anche i sentimenti di appartenenza collettivi rispetto a questo palio. Beh, a dirla tutta, mi metto lì così. Quando feci la proposta, siccome io derivo, beh, non in quanto deriva, ma arrivo dall'humus culturale dell'arte, sono insomma ho frequentato l'Accademia delle Arti, mi sono diplomato lì, bla bla bla, e ho fatto una proposta di un'opera contemporanea. Questo è anche interessante, una scultura contemporanea sulla quale scrivere. Nessuno mi ha poi detto nulla, e l'anno dopo è arrivata questa. E sono rimasto un po' così, perché hanno insomma mantenuto l'idea, ma stravolto un po' un aspetto quale? L'aspetto della tradizione, che io non avevo considerato, perché per me il gioco era il gioco giocato oggi e il gioco che si gioca domani. Ecco, non avevo molto considerato questo. In realtà è stata scelta, come voi avete visto, una forma, una delle più problematiche ma più divertenti del gioco, che è quello appeso all'albero. Quindi è diventato il simbolo del gioco. E boh, è andata be cioè, bene, bello, perché è stata una scelta condivisa e che piace a tutti. Quindi credo che questa scultura, che deriva da un'antichissima, voi sapete che ad Aosta c'è una delle più antiche fiere dell'artigianato. Poi lo chiamano anche, gli hanno dato una curvatura artistica, artigianato artistico, ma millenaria, della lavorazione del legno. Quindi, sì, Sant'Orso. Quindi anche questo proprio attinge dalla tradizione artigianale del Valdostano e limitante, perché diciamo dell'arco alpino, che è ancora un'altra cosa. Ecco. La Valle d'Aosta ovviamente fa parte dell'arco alpino, ma la tradizione della scultura non è della Valle d'Aosta, ma è di tutto l'arco alpino. E quindi c'è una riconoscibilità anche in quella cosa lì. Quindi se la tengono in casa non è una reliquia, perché non lo è, ma è un riconoscersi. E non è la vittoria, ma è come dire abbiamo partecipato tutti a questa cosa qua. Quello ne è il simbolo e tu te lo tieni a casa, cioè è un po' portarsi il paese a casa, ecco un po'. Sì, ma è sì, è l'appartenenza, l'appartenenza. E poi girare in casa vuol dire, non lo so, questo non è il mio campo ed è proprio solo una considerazione, ma forse riallacciare in un modo ideale alcuni rapporti tra famiglie e famiglie. Perché ai noi, nei nostri comuni, comunelli, per quanto piccoli siano, ci sono sempre guelfi ghibellini, rivalità che arrivano da lontano, questo in tutti i campi. In realtà forse quello è un momento in cui, invece che la diversità, le differenze, vecchie lotte di cui nessuno si ricorda l'origine,
diventa invece un momento di legame, questo sicuramente, con una tecnica che è quella della tradizione della scultura lignea, con un'immagine che diventa simbolo del gioco stesso, quello di appendersi all'albero, sulla quale vengono iscritti i nomi dei vincitori, ecco, quindi quello poi sì, non dico che non è una reliquia, no, ma un po' l'energia di quel gioco e di quella vittoria ce l'ha in sé. E quindi diventa un insieme di cose, diversa ad esempio dai trofei, i due trofei che a mio padre, gliene è rimasto uno solo perché l'altro l'ho lasciato a Madrid, quando fecimo un viaggio a Madrid era una grolla, la grolla dell'amicizia, l'ho fatta girare in due ristoranti o tre, non ricordo più, di Madrid, ci hanno fatto andare in cucina, abbiamo fatto noi quello che potevamo e poi l'abbiamo lasciata lì. E, però l'altro trofeo che è rimasto... No, sì, cambiava il trofeo e rimaneva in casa. Allora, una coppa. Sì. Un premio, te lo prendevi e te lo tenevi. Esatto. Credo però, sì, ti rimane in casa poi quel ricordo, ma probabilmente non porta in sé quel raccogliere in 10-12 anni che esiste questa scultura, il raccogliere le risate, le emozioni, le energie che invece raccoglie in 12 anni e che porta in sé con i nomi proprio scritti sopra. Quindi non so se sono riuscito a rispondere alla risposta, alla domanda, scusate. Il momento, diciamo, di entrata della scrittura in casa e di uscita quando è l'ora di riportarla è sottolineato da qualche usanza tradizionale? Ma la battuta ci ma è una giornata. In casa la portate tutti insieme? No, quello no. No. Quello no, perché se vogliamo. Ecco, anche questo è divertente. Ne parlavamo ieri sera. Dove come inizia una tradizione? Cioè, oggi è una tradizione, ma è una tradizione nel senso che è appena nata. Quindi questo non c'è di portare, cioè non è come le nozze del Medioevo in cui si portavano gli sposi, ecco. No, non è così. Però chiaramente lo si legge un po' negli occhi della gente, quando c'è il passaggio, l'ancien vainqueur, il vincitore dell'anno prima, lo passa poi, c'è un po' di, insomma, ci si lega, no? Il vincitore precedente. Ma se è presente quel giorno lì sì, se no lo si lascia al presidente della Proloco che poi lo dà al nuovo vincitore. Diciamo che sta, ecco, anche lì non c'è un rito perché sta nella spontaneità anche quello. Sta informalità, diciamo. È tutto assolutamente informale, tutto, ma talmente informale che però diventa la sua forza, no? Però scusa, dentro questa informalità ho finito, tu a un certo punto hai detto anno deciso, questo anno per noi non è sufficiente, chi è questo anno? Credo che sia stata più un'intuizione collettiva, cioè un singolo materializza poi delle idee che sono nell'aria, no? Chi ha, a volte uno ha la gran fortuna di riuscire a materializzare delle idee e a volte non la si ha questa fortuna, ma sono poi idee che sono nell'aria e si riescono magari a cogliere e a formalizzarle. Quindi quando si dice si ha anno, e in realtà la proposta è stata fatta da uno, ma quando viene accolta subito da tutti è un po' un'idea che tutti avevano in testa, credo. Allora, qui c'è una cosa interessantissima, che è il ruolo di questi figli che sono partiti dal paese, sono andati a studiare, quindi in questo caso belle arti, riportano a casa un'idea che nella loro mente chiaramente si connette fortemente con il contemporaneo e quindi con anche un tentativo di aprire fortemente la tradizione, e hanno, io trovo in moltissimi paesi nei quali ho lavorato in questi ultimi 20 anni, un ruolo importantissimo, soprattutto quando riescono ad accettare che poi quest'idea venga stravolta dalla comunità, nel senso loro sono stati i portatori di un'idea molto innovativa, ma la comunità la raccoglie e la rimodula sulla tradizione e lì in qualche modo rilavora anche questo tema, no, della tradizione. Quindi è molto interessante sia come tu ci hai parlato dei tuoi genitori, della comunità, del tuo essere dentro, fuori, adesso questa cosa poi che ci racconti biografica dell'aver studiato belle arti, quindi aver in qualche modo, siamo passati dal trofeo a una scultura, quindi a un'opera d'arte e d'artigianato che però la comunità reinterpreta
facendone un suo uso, che è secondo me straordinario che abbiano scelto anche questa cosa dell'albero. Perché ecco, è un'altra cosa che trovo straordinaria, è questa della scultura che passa attraverso tutte le famiglie, il gioco che ricollega tutti i luoghi, che è un tema molto forte anche della processione, La processione attraversa i diversi quartieri e ricollega e riconnette pezzi di comunità in un qualcosa di unitario. Ecco, in fondo ci hai anche ricostruito un grande rituale collettivo che dal Ponte Vecchio al Ponte Nuovo ogni anno rinforza i legami, così come la scultura continua a circolare fra le famiglie. Allo stesso tempo c'è l'autore di un'idea, però una comunità che poi ne fa il suo uso. Posso, perché se voi chiedete ai partecipanti, ma sta idea da chi è venuta, non ve lo sanno dire, perché è collettiva. A proposito di diritto d'autore. Cioè è collettiva, poi vabbè, uno accetta e si fa una risata, però è incredibile, quando una cosa è talmente condivisa è di tutti, quindi di nessuno, no? Ed è un aspetto interessante, no? Non è un'autodeterminazione, per carità. Però quando si concretizzano delle idee, alla fine sono di tutti, e questo è comunitario, è comunità. Ma è di tutti e di nessuno, ma quindi quando la domanda è no, non lo so, o è stata mia? Ma hanno lo stesso valore, hanno lo stesso valore. Cioè io posso dirvi com'è nata, ma secondo me se la si chiede, il non lo so o è stata mia hanno lo stesso valore. È un paradosso, ma è così. Ma è così. Questo stile anche informale che avete mantenuto, questa informalità protetta. Eh sì. Sì, perché poi c'è sempre che magari chi dice perché non facciamo così, perché non facciamo cos'è, ed è una sorta di, forse è anche un po' un mettersi al riparo, cioè se lo devo vedere un po' in proiezione, non toccateci nulla, non cambiamo nulla. Questa cosa la teniamo un po' congelata, però poi non si congela, cioè si scongela, diventa sempre nuova. Perché c'è gente nuova, perché arrivano altri, perché viene condivisa. Quindi anche questo un po' la vedo un po' come un paradosso. Non è cambiata pochissimo, non si cambiano le regole, non ne vogliamo altre, ma poi in realtà tutto è sempre nuovo. Ecco, una domanda, io anche avrei una domanda invece per Marino, che ci ha fatto questo racconto molto internazionale e, come giustamente sottolineava Paolo, di un paese che ha conosciuto in questi ultimi decenni di grossissimi problemi, conflitti, però il gioco in qualche modo si sta invece rinforzando, quasi come una... E abbiamo l'esperienza di Milivoj che ci racconta anche questo. Ecco, la domanda è questa. Mi è capitato di andare in Croazia, invitata da colleghi del Museo Etnografico, dell'Ecomuseo della Batana, pochi mesi fa, proprio nel ciclone di Tocati, e ho attraversato, ho fatto un viaggio in taxi adesso non mi ricordo mai i nomi dei luoghi, ma diciamo da Rovigno fino a Trieste, e ho viaggiato con delle donne che mi hanno parlato moltissimo delle pioche, mi hanno raccontato questo gioco come un gioco molto importante. In quel periodo, in quei giorni, si organizzavano dei tornei e mi hanno parlato del mondo pastorale, dicendo questo è un gioco dei pastori, è un gioco che si sta rivitalizzando, e anche lei ci ha parlato dei genitori, dei pastori. Ecco, per lei che è dell'Istria, adesso vive in Friuli, questa presenza del mondo pastorale è ancora sentita, e il tema della scuola, perché una cosa importante è che questo gioco oggi viene anche portato nelle scuole, viene utilizzato come dire un cemento, anche un collante fra ragazzini di paesi diversi. E questo è il caso di Milivoj, come si chiama l'associazione? La federazione croata. Che è impossibile, è impossibile. Ecco, come si insegna nelle scuole? Perché le scuole sono un luogo, diciamo, un po' particolare e so che Milivoj sta lavorando sempre di più nelle scuole con i bambini, quindi c'è sia il tema della cultura pastorale, quindi in qualche modo dell'origine di questo gioco, e lei ha anche detto una cosa molto interessante, che la pietra continua a essere utilizzata, anche se è più semplice giocare
soprattutto a livello internazionale, con la pioche in metallo. Ecco, un po' questo... Ma non è che nelle scuole è un'ora dedicata nelle scuole per dimostrare. Si va dal direttore della scuola, si chiede quando hanno le libertà di quei, si li porta sul terreno dove si gioca le plocche, si mostra, e sono molto entusiasti quando che vedono questo gioco, perché è una roba nuova per loro, che chi l'ha vista nel paese dove si gioca lo sa, ma nella città mai, quasi neanche sentito per questo gioco, e sono molto entusiasti. Per quello è un punto di andare nelle scuole per dimostrare questo gioco, perché è un gioco molto antico, come abbiamo detto, e bisogna coinvolgere i giovani per non dimenticare questo gioco, perché è un gioco bellissimo. Normale che dobbiamo fare anche per coinvolgere le donne, non solo, solo il gioco dei maschietti, però è lì tutto un pensare di trovare un qualcosa di meno, del terreno di gioco più piccolo, delle plocche più piccole, coinvolgere anche loro, perché quando che giochiamo noi sono tante donne presenti, e quando che devono giocare dicono è un po' per noi pesantino questa roba. Quello della tradizione del pascolo, sono tanti tornei in Istria, ma anche in Slovenia, dove organizzano dei tornei tradizionali sempre col sasso. Ho dimenticato dire che in Slovenia si giocano anche col mattone. Mattone vecchio, spaccato, non tagliato, deve essere spaccato a metà, e si gioca col mattone. Loro hanno anche un gioco antico, perché era la fabbrica dei mattoni, allora hanno giocato col mattone. E questo volevo dire per paesetti piccoli, perché hanno la tradizione, prima del pascolo, prima di quello organizzano paesetti piccoli di abitanti, 300, anche meno, organizzano il torneo, viene anche la gente di fuori, ma sono i paesani anche coinvolti, e si gioca con le plocche di sassi, per tenere la tradizione che hanno loro in questo paese. Beh, grazie. Chissà se probabilmente anche con le transumanze si organizzavano dei giochi, perché comunque sono tutte zone in cui c'è anche la transumanza, quindi ci si sposta, ci si muove d'estate. Non so se è anche legato in qualche modo alla transumanza questo gioco. Ma non si portava dietro, bastava andare sui certi muri, quelli che si raccoglieva dal territorio dove si coltivava la terra, e si metteva sui muretti le piastre, e lì si trovava quello che poteva stare nella palma, si batteva sasso con sasso, si faceva un circo e con quello si giocava. No, è incredibile, perché queste due donne in un'ora di taxi mi hanno raccontato praticamente tutto, e loro giocavano, pur essendo donne, da bambine, si ricordano che giocavano con dei pezzetti di muro, mi dicevano, infatti per questo volevo arrivare, andando al pascolo. Ecco. Paolo. No, penso che lasciamo il resto delle domande a domani.